Sto solo giocando, Hunter. Funziona così a questi livelli, è così che si vince. Va bene, ci vediamo a capo. Ma perché c'hanno lo stesso albergo? Ora che ci penso. E come le altre sono in cerca di uno stimolo. Il mio stimolo è questo. Fare bocchini. No, ma lo dico sempre, basta, sono troppo scontato. Non vincerai la partita. EA Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo al 18° episodio del viaggio. Siamo quasi alla fine di questo grandissimo flashback. Sinceramente mi ero aspettato durasse veramente tipo 2 mesi. Poi per motivi vari è durato di più, lo so. Siamo nella fase finale di questo campionato. Mancano veramente poche partite. Mancano le semifinali di Champions League per Danny e Alex, più la finale e il finale di stagione per quanto riguarda il campionato. Per quanto riguarda Kim, manca anche per lei semifinale e finale del mondiale in Francia. Quindi direi ragazzi di andare direttamente al nostro viaggetto. Andiamo con FIFA 19. Sì, lo so ragazzi, Adri, ma mi ha portato FIFA 22. Perché mi porti FIFA 19? Perché ragazzi, avevo iniziato la FIFA 17 con questo remake in 4K del viaggio. E quindi piano piano andiamo avanti e continuiamo il nostro viaggio. Siamo con Kim Hunter, appunto. Abbiamo lasciato sul più bello con lei. Ed è proprio USA-Germania, la semifinale del mondiale femminile, ad aprire questo capitolo. Dall'altra parte, Italia e Canada saranno ipoteticamente una delle due finaliste, ovviamente. Spero e credo insieme agli USA. Io credo che sia il Canada, e ve lo dissi già in chiusura dell'episodio scorso, che sarà quasi sicuramente il Canada, perché c'è stato un battibecco tra Hunter e una giocatrice del Canada. Quindi io diciamo che 2 euro sul Canada ce li butterei. Lei comunque ha deciso di rimanere, ha avuto la possibilità dopo una litigata di lasciare la nazionale, ma lei vuole continuare, vuole dare meglio di sé ed è giusto così. Abbiamo completato tutto, manca solo l'ultimo, ovvero vincere questa partita praticamente. Ci siamo, dai, batte Hunter, primo pallone di questa semifinale. Abbiamo l'obbligo ragazzi di farcela. Morgan Rapino e Schult subito. Hunter, bella. No, vabbè ragazzi, è regolare. Joyd fa la barba al palo. No, no, Pop, no. No, 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 no. Ut. Giocava nella Lazio. Morgan. Bellissima per Rapino, eh. Rapino, eh. Rapino, eh. Rapino, eh. Che culo senza fallo, però. No. Morgan, bella per Oran. Oran, la sorella di quello delle One Direction. Non lo so, non credo proprio, però ok. 1-0 USA, andiamo. Tanto L.Oran, per forza quello delle One Direction, travestito per forza. Hunter, non è partita quella stronza. No, non si può dire. Oran, che riceve da Hunter. Che gli serve un assist della Madonna, signori. Vai, tiraci a golf. 2-0. A recupero ultra scaduto. Grande palla di Hunter, ragazzi. Mamma mia, che incrocio. Che incrocio che ha fatto. 4-3 in porta 0. Oh, Morgan dentro per Joyd. E qua non ti dico che la devi buttare fuori, però. Neanche giallo. Ci va Rapino, Può farcela. Sì. A strusciare il cazzo sul pallone può farci. Qua. Fuori gioco. Fuori gioco. Che culo. Fa gioco di quell'altro, ma vabbè. Hunter. No. Hunter, bello. Bello per Hit. Che non è il pagliaccio. Rallentato. Zerboni. Joyd, Rapino e. Buono. Buono. 3-0. Game set match. Finisce qui. Anche il terzo obiettivo è stato completato. Gli USA sono in finale del Mondiale di Francia 2019. Su, vai. Divertiti, te lo meriti. Grazie coach, grazie di questa grande concessione. È un anno che mi rompi i coglioni. Come ti senti in questo momento? Come ti senti?
Ora viene il difficile. Arriva il difficile. Io so bene che la finale sarà la mia partita più impegnativa. Ma va, grazie al cazzo. Prepararti. Ok, 81 di overall è buonissimo. Tocchiamo 1 milione di follower. Un punto abilità. Più potenza tiro per forza. Avanti. 7 luglio 2019, lo sapevo ragazzi che il Canada andava in finale, cioè ci avrei scommesso quello che volevate. Bella conclusione. Oh, così ti voglio. Oh, più elevazione. Sicuro come l'olio che adesso compare Harold. Ah no, invece no. Forse la giocatrice del Canada. Ci vediamo tesoro. Sì, la giocatrice del Canada. Posso sapere qual è il problema? Sto solo giocando, Hunter. Funziona così a questi livelli, è così che si vince. Va bene, ci vediamo capo. Ma perché c'hanno lo stesso albergo, ora che ci penso? E come le altre sono in cerca di uno stimolo. Il mio stimolo è questo. Fare bocchini. No, ma lo dico sempre, basta, sono troppo scontato. Non vincerai la partita. Io so giocare, e lo sai. A bocce. Ci vediamo, tesoro. Capitolo 3, che va a buon fine. Con tutti e tre gli obiettivi completati. Siamo al 6 luglio 2019, siamo praticamente alla fine con Kim. E qua ci consigliano di passare a Alex. Andiamo per il Madrid Valencia. Ok, beh, siamo primi a 4 partite dalla fine, quindi sostanzialmente si tratta solo di conservare il primato. Non la vedo così complicata. Più o meno al finale di stagione che va di pari passo con lo scorso anno. Vamos, il nostro Hunter 85, minchia, Ramos 90, Modric 91, che tempi, Marcelo 87, pensate che in 3 FIFA Marcelo è diventato 80. Dobbiamo vincere la Liga, tassativo. Oh, ci torno a giocare la Liga dopo tipo 3 episodi di solo Champions League. Dai, motivati, motivati per vincere, dai. Bella. Si parte bene, dai. Hunter, Bale. Ma dove l'ha messa, signori? Dove l'ha messa il signor Bale? Esultanza a Morticino. E soprattutto assist di Hunter. Questo è importantissimo, ragazzi. Gareth Bale, l'apre lui. Dai, 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 dai. Bale può restituire il favore. E lo fa. Lo fa. Che gol di Alexander, ragazzi. Non è altissimo, ma a volte quando vuole colpire di testa sa il fatto suo, ragazzi, sa il fatto suo. Carvajal, Hunter, cross dentro per Hunter. Jom, cross col cross per Varane. C'è Modric però. Modric. Oh mamma. Oh mamma. Oh mamma, non ci credo. Oh vabbè ragazzi, ma è fantascienza sto gol. Ok, che è Modric. Si è un po' facilitato, ma oddio, che gol ho fatto. No vabbè, ma questo rimane uno dei gol più belli del canale. Altro che. No, no, basta, sei uno stronzo. Sei un imbecille. Cazzo fai. Modric ci riprova. E stavolta è chiedi troppo, fra. Hunter, bello per Modric. Ci prova Isco. John. Bale. Varane attraverso. Yo. Bale. Hunter. Modric. Isco. Niente. Oggi solo gol belli. 4-0. Fine della festa. A casa è Valencia. Esulta in maniera molto sobria Isco. Anche Isco lo fa brutto. Asensio. Asensio. Oh, con l'esterno sinistro, signori. Marcos Asensio, 5-0. Era già finita. Mettiamola sotto questo punto di vista. Era già finita. Cross. Lucas Vázquez, palo. È andata male. Cross. Isco. Asensio fuori. Cross. Hunter. Lucas Vázquez. Un altro bellissimo. Un altro
altro gol bellissimo, signori! Il pallonetto di testa di Lucas Vázquez! 6-0, come l'11 maggio! E qua qualcuno chiuderà il video dopo aver sentito dirmi questo. Avermi sentito dire questo. Ma va bene, il primo set è finito. Finisce qui, come se avesse della storia questa partita. 3-0 e 6-0, 9 gol in due partite. Niente male. La disperazione. Spiazza. 20 passaggi, 10 di valutazione, a voglia. Qua però mi merito un 86 di overall, Prima o poi ti verrò a prendere. Abbiamo l'intervista alle 11. Il servizio alle 2.30 e la cena di gala questa sera. Sì. Mi chiama quanto scassa il cazzo sta qua. I campioni non hanno giorni liberi ed è per questo che sono campioni. Quello di oggi è solo un altro passo verso il nostro obiettivo: far decollare il tuo marchio. Come se fosse importante. Se non c'è altro ti aspetto in macchina. Hai qualcosa sulla maglietta? Cosa? Dove? Una caccola. Non riesco a credere che vai via. Sicuro che non puoi venire in aeroporto con noi? Sì, ci devi andare. Potremmo stare un po' insieme, mangiare un boccone, fare due passi. Non ho ancora visto il Prado. Sai? Io l'ho visto il Prado. Decisione chiave, famiglia. Cancella i miei appuntamenti. Che puoi dire cancella i miei appuntamenti? Qua? Che devi? Ah, io vuoi cancellare i miei appuntamenti? Cancellarli tutti? Che cosa può essere successo? Cazzi miei. Alex, cos'è più importante di questo? Abbiamo... Grande. Hai detto Prado? In verità sono un po' stanca. Bene, misti jeans bordeaux e li mettiamo con una maglietta così, ci sta. Oh, sì, legati. No, vabbè, questo è bellissimo. No, questi capelli subito, ragazzi. Lo so che sono coperti dalla facecam, lo so, non mi maledite, per favore. Adidas Glitch nuovi, bellissimi. No, è stronzissimo questo, no, non lo voglio fare. Poi con Varane voglio ridere. Buono, dai. Più controllo palla. Real Madrid-Manchester City. La prima semifinale dall'altra parte, Leicester-PSG. Guardate qua che signore, conciato così con la barba. La prima è in casa. Importante non far segnare gol a loro. Bale. No, vabbè, che intervento ha fatto. Chi è Walker? Grande! No! Ha preso palla, ragazzi! Sterling fuori! Raga, non è fallo mai, guardate! Vinicius, Hunter! Vinicius! Ederson! Che tiro di merda hai fatto! Bella! Bale! Ante irregolare. Cazzo, raga, è regolare. Vinicius. Angolo. È un assedio, ragazzi. Isco. Prende Alex. Ecco chi prende. Prende Alex. 1-0, lo sblocca lui. Giustamente, ragazzi. No, Kick off glitch, primo tiro in porta. Sì, esattamente così. Che bella la mafia, John. L'importante è non farli segnare. Cheat. Sané. Tra un po' fanno anche il secondo. Vabbè, ragazzi, però c'è, è il Manchester City. È un risultato che ci sta. Cioè, a parte tutto. Bella. No, vabbè, no, questo non ci sta. È regolare. Ederson. Vaira. Hey Kev, tutto bene, amico? Non ci siamo più visti dall'evento FIFA 6 No To Racism. In questi giorni si lavora. Giocare. Sai com'è? Ma è una pausa, no? Soprattutto per te che sei un fenomeno mediatico. Non a caso, coloro che hanno segnato gol. Siamo dopo fuori? Sì, dacci dentro, ma non esagerare. 4 tiri in porta a 1, 8 tiri totali a 3. Vinicius. Cross, Hunter! No! Vabbè, ragazzi, una maledizione, ho capito. Isco. No!
No, ragazzi, no. No, però, no, però, no, però, no, però. Cioè, così no. Così proprio no, ragazzi. Niente, Sergio Ramos oggi la testa alla Pinias e Ferb. Cross dentro, Isco. Bella per Bale. Bale. No, ragazzi, ma mi stai prendendo per il culo. Isco. Modric. Anterra. Sì, vabbè, ragazzi, ma così non si può. Cioè, mo vado a vedere le statistiche, ma sono veramente vergognose. Ah, non me le fa vedere, ok. No. Gundogan. No. Navas. Adesso tocca anche a noi parare, Cross. Bale. 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 Qua te la metto nel culo. Qua te la metto solamente nel culo. Vai detto tifosi, vai. 3-1. Ne recupero. Gol della merda. Ma a volte, ragazzi, purtroppo sono scelte di vita che vanno fatte per il bene globale. Comunque, Real Madrid 3, Manchester City 1. Negli ultimi 10 minuti la partita viene giustamente e meritatamente chiusa. Attendiamo il ritorno, che comunque sarà una partita molto molto tosta. Buono. Al volo. No, gli scenari offensivi no. Mi fanno dannare queste cose. Ma basta, Navas. Piccantissimo. Ma come fai? Quanto mi fa nervosire quando fa così il gioco. Peccato, potevamo avere più agilità, però vabbè. Manchester City, Real Madrid. Il ritorno. Dai. Maglietta rossa, esattamente questa. Dai, dai, dai. City of Manchester Stadium. Guardate qua che bello. Vabbè, dai, su. No. No. Courtois, va bene, dai. No. Courtois. Perché? Perché non vanno incontro la palla queste merde? Perché non ci vanno? Cioè, qual è il loro problema nel fare certe cose? Vabbè, vaffanculo, dai. Isco. Cross. Vinicius, cross! E andiamo sul 4-1 totale. Gol di Cross. Assist di Isco. Dai, esulta anche lui molto sobriamente. Cross. Modric. Fuori. Isco. Isco. Ederson. Cross dentro. Isco. Ederson. Modric. Dentro. Malino, malino. Siamo a rischio in sostituzione, però, raga, è una partita bruttina. Magari mo fanno anche gol. Appunto. Raga. Oh, ma perché quando dico le cose si avverano sempre? Cioè, è incredibile. Vabbè, il risultato non è per niente a rischio. Siamo 4-2 al 62esimo. Ecco, che ci tolgono. Fuori Hunter, dentro Benzema. Male. Era tantissimo che non ci toglievano. E niente, finisce qua la partita di Alex. Vabbè, in finale ci siamo andati sicuramente, raga. 2-2. 5-3 totale, siamo in finale. Però brutto. Qua ci consigliano Danny Williams. Mancano 3 alla fine del campionato. Più 6 con una partita più sul Barcellona. Andiamo da Danny. Leicester Everton. Al baretto. Minchia, mi sta rimbalzando sto qua. Ok. Oh, adoro sto qua. È assai semplice, dai. Le ultime parole famose. Detto fatto, signore. Controllo palla e dribbling, dai. Ok, Leicester Everton, siamo secondi. Anzi, primi, a pari merito col Chelsea. Significa che dobbiamo tassativamente vincere. Dai. Bernard. Sì, sto dicendo no, invece sì. Campanellino dindì, campanellino dindì. Campanellino dindì. 1-0. Gol buono e bello. No. Walcott. Williams, bello. Al Brighton, no. No, fra, no. Oh, com'è cascato Bernard. I believe I can fly. Cinematografico, signori. No. Walcott, no. Mamma mia. A Brighton, c'è dentro Williams.
Williams, mamma mia che girata, manco Giroud contro l'Inter, 2-0, Danny Williams, dopo una partita piuttosto in ombra, devo ammettere, grande gol. Williams, per al Brighton, assist di Williams. Balletto di Brighton, ci portiamo a casa l'assist, 3-0 all'Everton. Bene. No, ma perché siamo così avanti? Perché difesa così alta? Ah, mister. Al Brighton, Williams. Pickford si è spostato. Fine ragazzi, 3-0, campanellino dindì, Danny Williams e al Brighton, colui che c'è sempre stato. Ormai siamo agli sgocci del campionato, praticamente dobbiamo vincere tutto per vincere il campionato. Ok che Leicester tipo 3 anni prima di questa stagione l'ha vinto, quindi non sarebbe una novità, però insomma, con la squadra che ha e visto gli avversari che ci sono, insomma, un miracolo è un conto, fare una volta, ma insomma 2 volte è un pochino improbabile. Andiamo avanti. Dai raga, spero di toccare presto 81 di valutazione, almeno poi possiamo sbloccare torre. Prossima Leicester City PSG. Dall'altra parte era Madrid Manchester City, ma lo sappiamo già. Gli avversari non possono segnare se non hanno la palla. Grande. Oh, non mi dai punti? Scenari difensivi è stronzo, eh? Grande Schmeichel. Più forza. Speriamo che ci porti 81. Ah, famoso allenamentino con Butler. Fai così ragazzo, elevazione, potenza e precisione. Sei pronto per affrontare tuo fratello adesso? Peccato che gliene ho tipo già suonate 8 o 9. All'inizio non ci credevo, ma eccoti qui. No. Cosa vuoi Terry? Sai, quando hanno detto che il mio fratellino faceva allenamenti extra al nostro vecchio campo, beh, dovevo vederlo con i miei occhi, no? Ora che l'hai visto, direi che te ne puoi anche andare. Grande. Quel colpo di testa non era male, senza marcatura. Ma non ce la faresti con me addosso, Danny. Né stasera. Siamo sicuri? Né domani, né mai. Forza, scopriamo se è vero. Non credo sia una buona idea. Non era una richiesta, Danny. Chi arriva prima a 5? Tosta, questa è dura. L'hai fatto inciampare, l'hai fatto. Arriva la palla! In arrivo. Questa è mia. Pronti ragazzi. Questo è calcio. Di poco. Buono. Tre pari. È stato un regalo. Questa è mia. 4-3, dai, non posso più sbagliare. 4. Arriva la palla. Quinta, dai. Buono. Basta direi. Mia moglie sarà furiosa. Danny, riunione prima della partita domani. Ciao Terry, com'è? Allora buona fortuna, staremo a vedere, Terry. Ok, potremmo ottenere l'81 di overall con questa partita. Eccoci qua, Leicester City Stadium, King Power Stadium, chiamatelo come cazzo volete. Leicester PSG, speriamo che vada come è già andata. Bernard, Williams, Buffon, si comincia. Di Maria, Chilwell. Paredes. Dindi. Williams. No. Mbappé, Schmeichel. Male ragazzi. Buona. Dindi. Ma ora proponiti. Ora fai lo scatto nel mezzo. Così. Che tocco ignorante che ha dato proprio con la puntina nell'angolino. Che tocco veramente di ignoranza astronomica, raga. E Buffon la guarda. Mbappé, Schmeichel. Bernard. Madison. Bernard. Williams. E c'è una comunicazione in area che è veramente incredibile. Molinellizziamoci tutti, raga. Spaventosa questa comunicazione in area. Doppietta, 3 gol in 2 partite per Danny. Molto meglio di Hunter. Peccato solo la squadra che ha dietro, che poveraccia.
Bernard Madison con una deviazione piuttosto evidente, 3-0. È incredibile perché non siamo riusciti a fare lo stesso con il City, con il Real Madrid e con l'Everton. Comunque questo secondo me è un autogol, ma viene assegnato il gol a Madison, ok. Secondo me era autogol di Thiago Silva, ma vabbè, il gioco ha deciso altrimenti, va bene. Ops, allora che abbiamo da dirci ora? Ehi, calma ragazzi, calma, non ce n'è bisogno. Ok, ora pensate a giocare. Sì, dillo al tuo compagno perché è stato lì a dare di matto. 3 tiri in porta, 3, eh? C'è da fare di meglio. Bernard, Williams, ricorso al suo fratello, Williams, Buffon. Mi aspettavo tipo un fallaccio. Williams, Buffon. Bernard, Williams. La tripletta! Tra l'altro scattando di spalle al suo fratello, 4-0. Tiriamo a golf e penso che adesso abbiamo quasi due piedi in finale. Vabbè, Schmeichel, change my mind. La difesa dell'Ester funziona meglio di quella del Real Madrid. Madison, tira col destro! Ottima. Tra l'altro esce Mbappé, proprio la troppa nostra partita. Praticamente questo è un remake di Milan-Lazio. Madison per Williams, Buffon. Vediamo se c'è il quinto, anche se non credo, appunto, finisce qui, dai. Ah, continuano a far giocare? Fallo, giustamente. Non la metterò mai. Invece. Beh, 6 minuti oltre il recupero. Oh, 4-0. C'è sempre la partita di ritorno, ma poco più che una formalità. Sono qui stasera davanti a Danny Williams, autore della tripletta di oggi. Ho fatto quello che mi aveva chiesto il mister. Già, è davvero una sensazione fantastica. Quando ognuno di noi dà il massimo in campo, i gol arrivano sempre. Tutti stanno facendo la loro parte, a partire dal mister, al portiere, fino a Marta, la nostra segretaria. È fantastico. Chissà perché nomina lei. Adesso ci abbiamo verso l'ultima partita. Tanto l'81 di overall, 4 punti abilità e finalmente torre. Così ci portiamo anche a casa l'obiettivo. Ci rimane il ritorno. Cos'è? Scenari offensivi? Merda, sì. Se il gol non va da Danny, Danny va dal gol. Immobile Schmeichel. Senza neanche premere le due signori. Mica, ma che gol sgravati sta facendo? Più finalizzazione, più potenza tiro e più tiri di distanza. Interessantissimo. E qua c'è un plot twist, ragazzi. Ero sicurissimo di finire con Danny Williams. E invece no, finiremo con Alex. Perché ci sarà il classico Real Barcellona. Che comunque, permettetemi di dire, è un finale assai meritevole di rispetto. Questa partita, ragazzi, vale 6 punti perché il Barcellona è a meno 6 punti appunto da noi, ma con una partita a meno. Dopo questa partita per noi mancheranno 2 partite alla fine del campionato. Quindi vamos, ma prima c'è l'allenamento, che palle. Minchia, sa per sbagliarlo. Minchia, che luminosità. C'è anche meno. Ah, preferivo la cazzina. Minchia com'è movimentato. Oh, casca per terra Marcelo. Real Barça, siamo all'ultima. Tolta la partita di ritorno col City, che non abbiamo neanche finito, tutte le partite al Bernabeu, incredibile. Dai su ragazzi, motivati, testa sulle palle. Isco, Modric, mi ero fatto ingolosire. Posso ridere del fatto che ci sia Vidal in Barcellona, ragazzi? Posso ridere? Asensio, vamos, Asensio. 1-0, esultanza alla Balotelli, giustamente, per Asensio. Non posso non ridere del fatto che ci sia Vidal che sta giocando nel Barcellona. Isco, bella Isco per Hunter. No, l'ho caricato male, l'ho caricato troppo poco. Bale, miracoloso. No, ha provato il gol alla Ibra.
No, dai. È uno scherzo della natura, frate. Bale, Varane! Secondo legno, ragazzi. Sì! Ce l'ho fatta, non con Alex, ma con Marcello. Va bene, 2-0, dai, dai. Alla Madrid di nada más, dai. Comunque, anche il finale di Coppa del Rey a FIFA 18 lo beccò in pallonetto, touchdown. Kroos. Asensio è troppo ghiotta. Alexander, 3-0. Il Barça se ne torna tranquillamente a casa. Grandi. Vamos verso il clean sheet. Voglio il clean sheet. No! Scusa. Mi intento riprendere la palla. Qua me lo ammoniscono però. Qua Asensio. Stava pensando a Dua Lipa, capito? Cross. Hunter. Si catapulta indietro. Ter Stegen. Hunter. L'esultanza. Sempre sobria. 4-0 il Barcellona. Che tra l'altro è anche già successo. La sobrietà in persona. Alexander quasi riconoscibile con la barbetta e capelli così. Finisce qui con il classico. Finisce qui anche l'episodio numero 18 con noi che accediamo alla finale di Champions League. E dal prossimo episodio stessa cosa varrà anche per il Leicester. Quindi ragazzi, lieto di chiudere così il 18esimo episodio. È stato il tuo primo classico, Alex. Com'è andata? È stata un'esperienza incredibile. Che cosa ti ha colpito di più? L'atmosfera. L'aver appoggiato le palle in testa a Messi. Bene, direi che a 36 partite sia abbastanza chiaro chi saranno i campioni di Spagna. Andiamo avanti, signori. Allenamento prima di chiudere. Vi voglio proprio portare in procinto della prossima partita. Ottimo. Dai, 16 secondi a Bonameli. L'ho strapassato. Da lì. Ce la posso fare. Sì. Anche se la parata va bene. Oh. Che devo fare? Ah, ok. Ho capito. Con Neymar. Oh. Non capivo che dovevo fare. Oh, abbiamo vinto noi? Oh, che bello. Neymar, vieni a giocare nel Madrid, così ci dai una mano. Loro sono quasi venuti alle mani durante la semifinale. Eh sì, Terry Williams e Danny. Io li ho dovuti separare. Alex, loro chi sono? Gente che mi rompe i coglioni. Ok. Mamma mia, come dovrebbero andare tutti fuori da coglioni. Cioè, lo dice anche Neymar. Fanno roba per il marchio. Io soltanto mio padre e... beh, un paio di persone importanti, ma nessuno. Ascoltalo. Questa vita non mi lascia molto tempo libero e quello che ho voglio passarlo con le persone a cui tengo veramente. Non ci avevo mai pensato. La mia macchina è arrivata. Vorrei potermi fermare ancora, ma grazie mille. La mia ragazza c'ha casa libera. Fai buon viaggio. Pensaci. Ok, consigliato Danny Williams, ci sarà sicuramente la partita di ritorno. E noi come sempre ci portiamo proprio appresso alla partita. Appunto, esattamente qui. 16 gol in Champions League abbiamo segnato con Danny. Cioè, è roba neanche Cristiano Ronaldo tra un po'. Detto questo ragazzi, vi ringrazio. Vi ringrazio per la visione di questo, io credo proprio sia il penultimo episodio di questo viaggio. Lasciate i like, iscrivetevi al canale. E vi rinnovo il mio grazie. E ci vediamo alla prossima. Tre bottoni. Like, iscrizione e campanella. Fine. Un secondo. Per tutte e tre. È semplice. Grazie ragazzi.